Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Più precisamente oggi ragazzi, come avrete visto, andiamo a parlare dello sneak peek sull'aggiornamento prossimo che uscirà su Castle Clash nei prossimi giorni. Ovviamente sul taiwanese immagino esca davvero prestissimo e quindi sicuramente andremo a provarlo anche sull'account taiwanese. Ma per oggi andiamo solamente a vedere sulla pagina Castle Clash News ed App su Facebook ragazzi, a cui ovviamente vi invito ad andare di massa a lasciare un bel like se non l'avete già fatto, ma so che molti di voi lo hanno già fatto, e andiamo a vedere lo sneak peek che riguarda il prossimo aggiornamento dove uscirà anche un nuovo eroe. Quindi andiamo subito a vedere. Leggiamo letteralmente quello che c'è scritto. Allora, nuova interfaccia di role resource. Qui non ho molte info, ma sembra che nel municipio verrà aggiunta un'interfaccia che permetterà il roll up delle risorse. Quindi si rolleranno risorse in qualche modo. Perciò presumo una sorta di slot machine in cui accediamo selezionando una determinata somma di una risorsa che verrà sostituita da un'altra risorsa. Ovviamente in base alle risorse selezionate potrebbe esserci una valuta di cambio, ad esempio per risorse come cristalli rossi o frammenti. In questo caso non è ben chiaro, ovviamente non si sa ancora, ma a quanto pare nel municipio verrà aggiunta questa specie di meccanismo che ci permetterà di avere risorse in più. Non è ben chiaro quale sia il modo e la moneta, ma sa che ci sarà. Ho immaginato io un qualcosa dove per esempio mettiamo gemme e potrebbe darci frammenti o potrebbe darci, che ne so, dei do e cose di questo tipo, chi lo sa. Comunque staremo a vedere cosa succederà. Poi lo sblocco del portale Folle 7, quindi nuovo portale da andare a scalare, e ovviamente lo faremo insieme perché sia io che Onnici abbiamo terminato tutti quanti i dungeon. E poi il nuovo eroe War Rose. Allora, andiamo a vedere appunto questo nuovo eroe di cosa si tratta. Nuovo eroe War Rose, la skill Guardian Shooting che colpisce un bersaglio nemico casuale su tutta la mappa, quindi immagino un eroe nemico oppure una truppa, e non anche una struttura, spero, causandogli un danno pari a X% rispetto all'attacco, quindi percentuale dell'attacco. Per 2 secondi il bersaglio colpito avrà gli effetti di cura ridotti, quindi avrà meno cura il bersaglio, di X% del danno causato. Infine evoca un'unità ornitottero, molto curiosa questa cosa, ha il raffreddamento di X secondi. Andiamo a vedere ovviamente questo ornitottero che cosa fa. Quindi abbiamo capito che War Rose va a colpire un solo nemico, causandogli un danno. Per 2 secondi il bersaglio subisce un debuff sulla cura che riceve, evoca un ornitottero, quindi fondamentalmente fa questo. Poi andiamo a vedere la skill di questo ornitottero che va a evocare, che non è un ornitottero comune ma un ornitottero speciale. Infligge danno pari a X% dell'attacco dell'ornitottero al nemico con il minor salute sul campo, quindi una mezza specie di pet dovrebbe essere, che va a colpire il nemico con meno... va ad attaccare il nemico con meno vita, causandogli coma per X secondi. Ha dispersione 5 come talento e modalità invisibile come Ronin, ragazzi, cioè tanta roba. In difesa non supera il range della base dell'eroe. Ora non ho capito se evoca un ornitottero ogni X secondi di raffreddamento e se questo ornitottero può venire ucciso o meno, se sparisce, questa cosa... non l'ho ben capita. Comunque, il talento innato ripristina automaticamente l'energia di X punti al secondo. Quindi immagino si parli del talento innato dell'eroe e non dell'ornitottero, immagino. Attenzione, tutte le info sono tradotte dal taiwanese, pertanto la traduzione potrebbe non essere corretta al 100%. Quindi ringraziamo Castle Clash News ed Help per, come sempre, averci fornito in anteprima tradotta un po' quello che accadrà in questo prossimo aggiornamento e cosa dovremo aspettarci. Questo nuovo eroe, ragazzi, speriamo di trovarlo perché ovviamente adesso gli eroi sono sempre più rari, sono sempre di più. Però abbiamo visto che pian piano si stanno avvicinando forse dei modi un pochino più accessibili per avere gli eroi, anche perché spero che comunque con il tempo si trovino anche dei sistemi un attimino per avere degli eroi tra virgolette assicurati. Ho già visto che a pochissimo, a un costo ridicolo, si possono già trovare eroi come Aries, Zucca, Cupido, quindi che sono eroi davvero fondamentali, si riescono già a prendere, diciamo, a un costo ridicolo se non volete dropparli con le gemme, per esempio, trovate nel gioco.
Quindi spero, ragazzi, che con questo aggiornamento abbia chiarito un po' quello che ci aspetterà nei prossimi giorni. Vi invito a lasciare un bel like e un commento sotto al video e anche un like alla pagina Facebook di Castle Clash News ed Help. E con questo vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.